Moravia è stato un grande frequentatore di salotti, animatore di gruppi intellettuali, di riviste e le accuse che gli sono state fatte sono state quelle di una certa gestione del potere letterario. Per esempio, gli avanguardisti lo criticavano non solo per i contenuti e per lo stile in cui scriveva, ma anche proprio per questa sua amministrazione, chiamiamola così, del suo potere letterario. Tu che ne pensi? Io dico questo, non so che rapporto avesse con il potere, però certamente aiutava molti giovani. Dario Bellezza è un nome, ma potrei farne molti altri. E poi la sua Posso farne rivista uno Nuovi io? Ho Argomenti. incontrato per esempio una volta che sono andata a intervistarlo a casa sua Susanna Tamaro che gli portava il suo primo romanzo. La sua rivista Nuovi Argomenti faceva spazio a molti esordienti, ma insomma Quindi continuava a una vedere. gestione generosa di Sì, molto generosa. Mi piacerebbe la notte se si potesse fare di notte qualcosa che non si fa di giorno, ma le mie cose le faccio tutte di giorno. E poi lavoro soltanto la mattina e allora mi piace alzarmi molto presto la mattina. Una volta mi alzavo anche fino alle 5 del mattino quando abitavo Capri. Adesso così verso le 7. La mattina si sente non soltanto si sente riposati, ma in un certo senso privi di passato, no? Nuovi. E allora il lavoro riesce non soltanto migliore, ma anche nuovo. Come se si scrivesse su un foglio bianco. Senta. Dopo nel pomeriggio le impressioni della giornata hanno ricoperto il foglio bianco, allora è più difficile scrivere. Senta, Moravia, adesso io vorrei venire un po' al sodo, cioè al romanzo che lei ha finito di scrivere. Ma innanzitutto parliamo un momento prima di addentrarci nel romanzo nel titolo, lei, La noia. Non ha paura a mettere questo titolo scostante, La noia? Lei ha chiamato un altro suo romanzo Il disprezzo, l'indifferente. Lei sembra che vada cercando dei titoli proprio scostanti, ecco. Sono i titoli che prediligo, non perché siano scostanti, ma perché rappresentano il mondo moderno che spesso è scostante, come lei dice. Del resto la gente si annoia molto più di quanto non si creda, no? Molti anzi si annoiano senza saperlo. È proprio di questa noia inconsapevole che io voglio parlare nel mio libro, non della noia che si può essere curata e può essere distratta con dei divertimenti normali, è della noia che in certo senso soggiace anche al divertimento nel mondo moderno. È un romanzo che si svolge in luoghi tipicamente romani, perché il protagonista, che è un pittore, forse astratto, vive a uno studio di via Margutta. La madre del protagonista vive in una villa sulla Via Appia. L'amica del protagonista, una ragazza di 17 anni, vive, credo, in Prati. Perciò sono rappresentati almeno tre quartieri ben noti di Roma. Però è forse il mio romanzo in cui Roma è meno descritta, perché si tratta di un romanzo più che altro di idee e di situazioni psicologiche. E Roma, a dire la verità, in questo romanzo c'entra ben poco. Ti belli sempre quando ti dicono che sei lo scrittore di Roma. Perché? Perché Per Roma esempio, per me, Kafka è lo scrittore perché di Roma è Praga. un fondale, non è altro per me. I miei problemi non sono quelli di Roma. Negli indifferenti Roma non è neanche nominata, pure si svolge a Roma. E ti dico anche un'altra cosa, che tutti i racconti romani sono tutti sbagliati come topografia apposta. Non c'è una strada che corrisponde. I problemi dei racconti romani sono dei problemi moderni che io ho volto un po' in romanesco. Mi è piaciuta molto la domanda che gli ha fatto Mazzarella dicendogli ma i suoi sono titoli scostanti, però devo dire era anche un po' ingenua, perché le opere di Moravia come Gli Indifferenti, La Noia, La Ciociara o Agostino non sono mai state delle opere accattivanti, sono sempre state delle opere che hanno fatto discutere, che hanno avuto i loro sostenitori ma anche i loro detrattori. Moravia, e questa è una cosa che non molti sanno, i suoi amici la sanno, era uno straordinario conversatore telefonico, per una buona ragione, anche perché al telefono sentiva e senza la cornetta del telefono negli ultimi anni soprattutto non sentiva niente, era quasi sordo. Ma che cos'era la magia delle telefonate di Moravia? Moravia si telefonava il mattino molto presto, anche alle 8:30, alle 8, così. Era che trasformava i problemi che uno gli buttava, se uno era malinconico, triste, aveva delle angosce, gliene parlava e Moravia trasformava tutto questo discorso in discorso culturale.
lo universalizzava. Quindi tu dici che il carattere è anche un po' angoscioso, diciamolo con una sintetizzo, dipende anche dal fatto che lui sapeva rielaborare un po' le angosce individuali, sapeva... Io penso anche questo. Cioè trasformava in ideologia poi. In ideologia, tutto. Ecco. Aveva... E quando non riusciva a fare questo, io ho assistito, per motivi giornalistici, a un drammatico colloquio, mi pare la parola giusta, tra lui e Borges, il grandissimo scrittore argentino. Ebbene, l'uno sordo e l'altro cieco si sono sfidati in un duello di assoluta non comunicazione, perché Moravia non sentiva quello che gli diceva Borges e non lo voleva sentire, e Borges non guardava mai Moravia. Ne è nato una specie di due monologhi incrociati. È stata un'esperienza assoluta per capire entrambi. Non si volevano, erano due grandissimi scrittori e non volevano assolutamente comunicare. Insomma, Moravia ascoltava se stesso, diciamo, le voci che raccoglieva da fuori, la sua rielaborazione e poi la proiettava non sulla pagina. Non accettava, io direi proprio, sua ideologia, a cui lui era molto fedele, non accettava il pensiero di Borges. E si sono creati due muri contrapposti, è stata un'emozione vederli dialogare insieme. E poi Moravia, cercavo di dirlo prima, lui in qualche modo lo spiega a bellezza, ma cioè, negava che Roma fosse che fosse la natura, la materia della sua opera. Ebbene, questo contrasta con un'idea geniale che ha avuto Pasolini e che Moravia, detta da Pasolini, accettava, cioè che i suoi racconti romani fossero un po' come i sonetti del Belli 100 anni dopo. Ma vediamo il prossimo filmato. Facciamo la gioca della cosa. Con dei romanzieri, sì. In modo che si capisca, esemplificando, che cosa. Chi butti giù, Balzac o Flaubert? Flaubert. Sì. Perché? Perché è quello che ha ammazzato il romanzo. Per me. E perché l'ha ammazzato? Beh, perché ha fatto il romanzo ben scritto, non il romanzo romanzesco. Ma tu ci credi alla bella prosa di Flaubert o no? No, anzi credo che scriva piuttosto male. Perché scrive? Perché l'ho tradotto, va tutto a pezzi. E poi la bella prosa di Flaubert è monotona, sono tre versi e un verso tronco, no? Mm. Insomma, ad esempio, il battello fece udire il suo fischio, le rive cominciarono a sfilare, i marinai innalzarono la bandiera e... Il fatto narrativo si riduce. Sì, comincia 3, 3, 3, 3, 3. Poi perché non va avanti Flaubert, proprio incespica, proprio non cammina, proprio letteralmente. La narrazione non cammina. La narrazione non cammina in modo assoluto. Infatti la differenza enorme tra Flaubert e Proust è che Proust ha risolto tutti i problemi che Flaubert non riusciva a risolvere. Senti, tra Proust e Dostoevsky, chi butti giù? Beh, con molto rimorso butto giù Proust, ma insomma però con molto rimorso, perché lo considero uno dei grandi romanzieri di tutti i tempi, insomma, ecco. Di fronte a Dostoevsky però? Beh, di fronte a Dostoevsky sì, perché io sono un discepolo di Dostoevsky, mentre non sono un discepolo di Proust, chiaramente. Sì. Io ho letto Proust mentre usciva, mentre uscivano i libri. Credo che abbia comprato L'ombra di Jean Fleury proprio un mese dopo che è uscito. Però Dostoevsky è il mio maestro, no? È il maestro di tutti coloro che sono considerati scrittori esistenziali, insomma. Il maestro è il capostipite di tutta una fila di scrittori che arriva fino a Sartre, sì. Camus. Qual è il romanzo di Dostoevsky che secondo te ti ha più ha inciso più degli altri sulla tua formazione? Beh, Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Sì, perché l'ho letto a 11 anni. Mi fece un'impressione terribile proprio, addirittura. E poi un'impressione molto mortificante, perché? Pensare, questo ha detto tutto quello che volevo dire io, non c'ho più niente da fare. Avevi 11 anni. Sì, avevo 11 anni. Senti, i demoni? Il Demone l'ho letto più tardi, è un libro che poi cresce col tempo, però l'ho letto abbastanza presto, l'ho letto verso 16 anni. Ma il Demone mi sembra bellissimo, anche allora, già allora. No, quello che apprezzai forse meno è I Fratelli Karamazov. Perché questo, secondo Perché te? È troppo oggi. Simmetrico. Ah, troppo per simmetrico. Una sembra un'icona russa, sembra Gesù in mezzo, i santi da accanto. Sembra proprio quelle cose, ma tre fratelli... Ho capito, ma solo per una questione strutturale o anche per una questione di contenuti? No, soprattutto una questione strutturale, poi io ci sento, devo dire la verità, ci sento una certa stanchezza nel fratello Karamazov. Adesso il gioco della torre, te lo sposto su due poeti del Novecento italiano. Capirai perché, romanzo e poesia. Tra Sabba e Montale, chi butti giù? Beh, preferisco Montale.
Federici Montani. Sì, sì. No, che Zabba ha delle componenti narrative, questo sì, è il ma per, insomma, indubbiamente io ho letto molto più Montani di Zabba, l'ho riletto, insomma, e lo sento anche abbastanza, sento la sua... Insomma, Montale, in un certo modo, è un po' il nostro Eliot, insomma, rientra in, quella, in quel mondo lì. Eliot è stato un grande, una grande passione della mia gioventù. Comprai il libro dei versi di Eliot a Pechino. Senti. L'opera come Eliot, in una libreria anno, di Pechino. Anno, anno, Domini? Anno 1935. Ma facciamolo anche noi il gioco della torre e facciamolo con le opere di Moravia. Che cosa vogliamo buttare giù e che cosa vogliamo tenere su? Io lo dico subito, la mia preferenza va ad Agostino, proprio per la rappresentazione traumatica e intensissima dell'adolescenza. Se io devo scegliere, sono i racconti degli anni, tanti racconti della giovinezza, il ritorno dalla villeggiatura, l'architetto, forse l'imbroglio. E i racconti intorno a quelli sono. Lì c'è un Moravia molto forte, molto affabulatorio poi. E quello che mi piace, io sono anche un amatore di Maupassant, scrittore che Moravia amava moltissimo, anche se nascondeva un po' questo suo amore. Dietro Dostoevsky. Dietro Dostoevsky, esattamente. Ma guardiamo. Ogni scrittore ha una chiave per aprire la porta alla realtà. Per esempio, Balzac, il denaro. Col denaro lui parla però di tutto, della mondanità, della società, dell'amore, della politica, eccetera. Io come chiave il sesso, ma non vuol dire che mi occupo di sesso, mi occupo di tutto attraverso la griglia del sesso. Nella mia opera corre un filo conduttore, come dici tu, che, della rivolta. Per esempio, negli Indifferenti c'è la rivolta di due ragazzi, Carla e Michele. Michele spara un colpo di rivoltella. Carla si serve del suo sesso, cioè va a letto con, la con l'amante della madre, che è una forma di protesta, perché non lo ama, non sente nulla per lui, ma è proprio una rivolta contro una situazione coatta in cui viene a trovarsi. Ora, secondo me, il mio interesse per le donne è anche basato su un fatto, diciamo così, sociale storico, cioè la donna storicamente è emarginata. Io debbo molto alle donne, debbo proprio nel senso pubblico, politico, anche se queste donne sono state importanti nella mia vita privata, perché mi hanno educato. Beh, Moravia era scattoso, si attaccava ai bottoni della radio, li apriva 10 volte, li girava, quando scriveva prendeva la penna, che c'era ancora l'inchiostro, e faceva così per far scendere l'inchiostro del pennino. Moravia, si dice, almeno da giovane lo faceva, scriveva a letto. Allora mi domando se queste donne che lui corteggiava così freneticamente, quando tirava su le lenzuola, muoveva le coperte, che cosa trovavano? Delle carte geografiche sotto le lenzuola di Moravia. Era nervoso anche come corteggiatore, comunque era insistente. Lui racconta delle storie su di sé e sulle sue donne abbastanza incredibili. Addirittura dice di essersi calato giù da una grondaia per un balcone pur di conquistare il cuore di una bella ragazza. E beh, insomma, intanto, mentre aspettiamo di saperlo, sì. Andiamo in Africa. La particolarità dell'Africa è questa. In Europa la natura è meno forte dell'uomo. L'uomo ormai l'ha ridotta a giardino, da di sempre. In Africa la natura è più forte dell'uomo. L'Africa è il monumento più bello, più grandioso e più affascinante che la natura ha creato a se stessa. Mi sarebbe piaciuto seguire Moravia nei suoi reportage africani, che trovo stupendi, insomma. Mi sarebbe piaciuto ricostruire, ecco, un documentario o una impresa cinematografica con intenzione, però vista con questa lucidità che lì in Moravia qualche volta è anche visionaria, perché mi ricordo delle descrizioni di pioggia e di attraversamenti di tempeste e gli animali, che sono, non è più giornalismo, non è più reportage, era proprio narrativa e spesso poesia.